Good morning a tutti voi e buona giornata. Siamo in compagnia sempre degli Atti, capitolo 5, versetto 34. Gli apostoli sono stati radunati nel Sinedrio e insomma la situazione è grave come è stata grave per Gesù. Si alzò allora nel Sinedrio un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, stimato da tutto il popolo. Diede ordine di farli uscire per un momento e disse, quindi diciamo in privato, ecco: uomini di Israele, badate a ciò che state per fare a questi uomini. Che cosa stanno per fare? Beh, vogliono ucciderli. E quindi vogliono ripetere quello che già è accaduto per Gesù. Ricordiamo sempre questo parallelismo, no? Tra quello che accade nel Vangelo di Luca, quello che accade in Gesù e per Gesù, e quello che poi la prima comunità cristiana credente nel risorto si sente accadere su se stessa. Perché poi appunto questo parallelismo è molto molto in dialogo. Ebbene, lui dice: tempo fa sorse Teuda, infatti, che pretendeva di essere qualcuno. A lui si aggregarono circa 400 uomini, ma fu ucciso. E quelli che si erano lasciati persuadere da lui furono dissolti e finirono nel nulla. Dopo di lui sorse Giuda il Galileo, al tempo del censimento, indusse gente a seguirlo, ma anche lui finì male. E quelli che si erano lasciati persuadere da lui, si dispersero. Ora perciò io vi dico: non occupatevi di questi uomini, lasciateli andare. Il parallelismo qui tra Gamaliele, secondo me, e con Nicodemo, che a un certo punto durante il processo dice: insomma, non abbiamo mai accusato nessuno senza sentire neanche la sua replica e la sua difesa, no? Cioè, nel Sinedrio c'è sempre qualcuno che butta lì, come dire, una chance anche per gli altri. Bisogna vedere se la colgono o no. Con Gesù non l'hanno colta, anzi hanno insultato Nicodemo. E lasciateli andare. Se infatti questo piano o quest'opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta. Ma se viene da Dio, non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio. Insomma, dice una cosa molto semplice, che è utile anche per noi nelle nostre beghe ecclesiali, no? Quando magari insomma, ci facciamo un pochino di guerra, un po' poca, un po' tanta, dipende un po' dalle situazioni. Ma insomma, l'opera di Dio viene, il regno di Dio è in costruzione. Il regno di Dio è già qui. Non, se ci mettiamo a combatterlo, voglio dire, non solo facciamo una cosa stupida, ma non ne avremo la meglio perché ciò che secondo il Vangelo, secondo il cuore di Dio, va avanti contro ogni persecuzione. Questo intuisce Gamaliele e dice: insomma, se questo viene da Dio, andrà avanti. Mi viene in mente quello che diceva Pietro: noi non possiamo tacere. Seguirono il suo parere, sembrano responsabili. Richiamati gli apostoli, li fecero flagellare e ordinarono loro di non parlare del nome di Gesù. Seguono il suo parere, ma in ogni caso due botte gliele danno, ecco, cioè. La violenza sembra far parte di questa esperienza religiosa. Mentre dico questo, penso alla Terra Santa, a Gaza,
e a tutto quel mondo che c'è lì, no? La violenza sembra appartenere sempre a quella terra lì. È terribile. Va bene, ti diamo ragione, ma una flagellatina gliela diamo. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. Ogni giorno nel tempio e nelle case non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo. Magnifico. Questi li picchiano, gli dicono: non insegnate nel nome di Gesù, nel nome di costui, e questi se ne vanno in lungo e in largo a portare Gesù. Ecco, ma come dire, mamma mia, quanto abbiamo nostalgia di questo tempo nel quale nessuno si ferma nel dire che Gesù è la vita, che Gesù è la salvezza, che Gesù è la pienezza della vita di ognuno di noi, di ognuno di voi. Perché? Perché è la compiutezza dell'essere umano, ecco, è l'uomo compiuto. E mi potete pestare, dicono loro, ma noi non ci fermiamo, evviva, riprendiamoci questo coraggio, questa audacia. Le cose belle della giornata di ieri, un dialogo personale con una persona, con Sara, che, con cui stiamo come dire, discutendo sulla casa dei minori, e poi il corso per i fidanzati, in cui ho fatto un piccolo intervento, ma queste coppie, come dire, mi interrogano, no? Perché quando si osa l'amore per una persona, se è autentico, se è vero, si osa l'amore per il mondo, non solo per me, non solamente per una persona, ecco. Poi anche l'estate ragazzi, con l'incontro settimanale con i responsabili, insomma, tante cose belle. 7 minuti e 30, quindi sono già stato lunghissimo, scusate. Ale, buona giornata a tutti voi.